La Menescola Basket Arezzo batte la Libertas Basket Montale al Palasport Estra, conquistando due punti che permettono alla squadra di coach Milli di arrivare al giro di boa del campionato a quota 14. Gara affrontata con determinazione dalla Sbarre, dopo aver subito un 4-0 iniziale dei pistoiesi, colpiscono con continuità la difesa avversaria operando un controbreak di 34. Alla prima sirena l'Amen aveva messo a referto 4 triple e Cutini 13 punti, indirizzando la partita con il punteggio di 38. Nel secondo parziale l'intensità degli aretini non cala, arrivando fino al massimo vantaggio di 29 punti sul 41-12. Prima dell'intervallo Montale riduce leggermente il distacco sul 53-27, con cui le due squadre vanno negli spogliatoi. Al rientro in campo l'Amen tiene i primi 5 minuti, poi Risma e Devotti cominciano a segnare i canestri che permettono a Montale di accorciare il divario. Alla terza sirena la Sbai avanti 70-51, i pistoiesi si riportano fino a meno 13 prima che Rodriguez metta a segno la sua quarta tripla personale della partita. Così i minuti finali servono solamente per fissare il punteggio sull'83-71, con cui si chiude la gara. L'Amen riceve così l'applauso del Palasport Estra, in camera due punti che permettono alla squadra di coach Milli di rimanere a contatto del treno playoff. Domenica, per la prima giornata di ritorno, la SBA sarà di nuovo davanti al proprio pubblico avversario, il solettificio Manetti Castelfiorentino, che si trova in seconda posizione. Avevamo la coppa in casa, abbiamo visto come i nostri ragazzi si trasformano, c'è chiaramente la dimostrazione che una partita non può determinare il valore di una persona. Tre punti nella finalissima, 24 punti oggi il nostro grande argentino, il re della Pampas, praticamente una trasformazione, e questa trasformazione è costata la coppa ad Arezzo, che era una ciliegina sulla torta che si era qualificata. La coppa purtroppo dispiaciuto perderla, è dispiaciuto a tutti. Ma ci sono comunque partite e partite, alcune partite hanno un peso diverso rispetto ad altre. E nei momenti di difficoltà i nostri c'erano, ma non abbiamo fatto canestro, abbiamo avuto delle percentuali bassissime in coppa, c'era tensione, c'era pressione, perché giocare in casa davanti al proprio pubblico e dover vincere, c'è comunque pressione da parte sui giocatori. Dobbiamo anche considerare che i ragazzi che vengono da fuori, è il primo anno che sono in Italia e probabilmente non hanno mai giocato partite di questo tipo in Italia, ovviamente. Ma anche lo stesso Rodriguez giocava nella Lega 2 argentina, ma non da protagonista. Tenev giocava nella sua squadra, era un giocatore importante, ma non giocava 30-35 minuti, quindi anche loro hanno bisogno di imparare a far rispettare il loro ruolo, le gerarchie in campo e a dare quello che devono, e non sempre, a volte riescono, perché sono dei ragazzi molto altruisti, giocano spesso per i compagni. Però la strada è quella giusta.